Saluti, guerrieri di Calradia! Il team di Mountain Blade 2 Bannerlord è alla costante ricerca di diversi tipi di sistemi che susciteranno una risposta emotiva da parte dei giocatori. Rendere in poche parole il gioco un'esperienza interiore. Punendo un certo livello di realismo, diventa più facile rendere il gioco più riconoscibile e coinvolgente per i giocatori. Tuttavia, colpire l'equilibrio tra realismo e gameplay è un argomento delicato, e sostengono fermamente che il gameplay dovrebbe sempre prevalere sul realismo. Per fortuna ci sono altri metodi che si possono usare per attirare i giocatori nel gioco ed offrirgli un'esperienza più realistica, senza togliere nulla al gameplay. In questo video vorrei mostrarvi come viene sfruttata la cinematica inversa per rendere gli scontri in combattimenti più coinvolgenti. Cosa succede quando blocchi un attacco o una freccia con lo scudo? Nella vita reale, se tutto andrà per il verso giusto, eviteremo di perdere un braccio o di avere una grossa voragine ai polmoni, ma di certo sentiremo la forza dell'impatto dell'arma nemica. Nell'animazione a seguire vi mostrerò i cambiamenti dal vecchio al nuovo sistema di interazione tra oggetti che si colpiscono, in particolar modo l'effetto di frecce e mazza contro uno scudo. Come avete visto nell'animazione, la scena non sembra affatto realistica, anzi, il tutto sembra molto surreale. Per migliorare questo, abbiamo implementato un sistema cinematico inverso per gli scudi, in modo che reagiscano in modo diverso a seconda della direzione dell'impatto. Ad esempio, se lo scudo viene colpito a sinistra da un'arma o da una freccia, sia lo scudo che il braccio assorbiranno l'impatto e rimbalzeranno su quel lato. Il sistema prende in considerazione la forza dell'impatto, il che significa che la scena visiva di un attacco con l'arma più pesante sarà ancora più evidente. Questo nuovo sistema fornisce un maggior livello di realismo ai giocatori ed aiuta a rendere il combattimento più coinvolgente. Anche in questo video non abbiamo visto nulla di rivoluzionario, ma contribuisce comunque ad aumentare la sensazione generale di realismo nel gioco, il che è importante per gli sviluppatori perché il loro sistema di combattimento non riguarda solamente lo scontro di grandi masse di soldati, ma anche i piccoli dettagli di uno scontro uno contro uno. Tieni forte il tuo scudo, perché perdere quella bella testa che hai sulle spalle ti rovinerà di certo la tua giornata. Grazie per la visione e ci vediamo alla prossima!